Ma Schio è un'ottima squadra, cioè non è che lo scopriamo stasera. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma eravamo carichi, soprattutto, sai, purtroppo abbiamo perso a tavolino la scorsa partita, quindi abbiamo lasciato 2 punti che avevamo vinto sul campo. Quindi per noi ogni partita adesso è oro. Quindi abbiamo. Ma noi affrontiamo ogni partita con l'intenzione di portarla a casa, non con supponenza, ma ovviamente si gioca per vincere, no? E niente, quindi abbiamo seguito bene il piano partita, siamo riusciti a correre tanto e questo ci ha permesso di stare a contatto e a giocarcela bene. Poi ovviamente è uscita anche tutta la qualità di Schio, sicuramente la stanchezza nostra e questo è il divario che c'è stato alla fine. Un po' troppo punitivo secondo me alla fine per quella che è stata la partita, però va bene così. Ma incide perché purtroppo è una partita che tu hai vinto, che abbiamo sudato per vincere, che abbiamo preparato bene per vincere. Incide nel senso che dispiace. Però no, guardiamo avanti, la stagione mancano ancora 8 partite perché la nona era quella che abbiamo giocato stasera e quindi cerchiamo di non pensarci e cercare di vincere più partite possibili per assicurarci il nostro posto ai playoff, che secondo me è il posto che ci meritiamo, ecco. Ah, certo. No, adesso si stacca un pochettino, quindi ho la fortuna di tornare a casa, di godermi la famiglia e ovviamente mia sorella. Ma grazie per i complimenti. Qua, come ho detto, il pre-partita è sempre bello venire a giocare qua perché respiri veramente tutta la storia, tutte le emozioni. Poi quando riesci a fare una partita così molto, molto intensa, ti parte un po' l'adrenalina e questa per gli sportivi e per anche noi è la cosa più bella. Secondo me noi abbiamo approcciato benissimo la partita. Rispetto ad altri anni, all'anno scorso, che avevamo fatto una partita molto offensiva, oggi abbiamo giocato molto bene, soprattutto il primo tempo, difensivamente, perché stavamo cercando di togliere comunque la circolazione, magari rischiando anche qualcosa da sotto, però stavamo cercando di non darle quelle soluzioni da 3 punti facili, che poi dopo, per loro bravura, sono arrivate nel secondo tempo. E faccio complimenti ovviamente alle mie ragazze perché hanno fatto secondo me veramente una grande partita, una partita veramente tosta e venire qua a giocarti la partita è veramente, veramente un piacere. Ma noi alla fine quell'episodio lì è un episodio che noi abbiamo ovviamente siamo molto arrabbiati e molto amareggiati, questo senza alcun dubbio, però noi dobbiamo assolutamente pensare solo e esclusivamente al campo, perché quelle sono cose fuori dal campo che vede la società, si riviste la società. Noi pensiamo al campo, io oggi anche prima della partita non abbiamo parlato di 2 giorni, in questi giorni qua abbiamo solo pensato a lavorare. E prima della partita ho detto che noi dobbiamo partire pensando tutte le partite buone che abbiamo fatto. A Roma abbiamo fatto una grandissima partita perché non è stato facile andare a vincere lì. E poi abbiamo giocato veramente molto bene, come secondo me stiamo giocando bene, abbiamo giocato bene a Montpellier e tutto. Quindi da questo punto di vista l'abbiamo completamente tolto da noi, perché non dipende da noi, certo dà fastidio, fa rabbia, ma la nostra concentrazione deve essere solo esclusivamente nel campo, fare le cose giuste, poi dopo le altre cose non le possiamo assolutamente sistemare e comandare noi. Sì, è stata una bella vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile contro una squadra di alto livello. Sassari ha giocato molto bene e ci ha messo in grande difficoltà. Una squadra che mette tanta energia, che ha tanto talento. E i primi 2 quarti abbiamo sofferto, poi siamo state brave a rimettere anche noi tanta energia in campo e determinazione, soprattutto partendo dalla difesa. Penso che poi da lì, con grande aggressività, siamo riusciti piano piano a rientrare. E sapevamo comunque che sarebbe stata una battaglia, ecco, questa partita. Beh, penso che sia stato proprio determinante l'approccio di grinta e determinazione, sono state più attente e questo ci ha permesso appunto poi di andare in attacco, di avere più fiducia, prenderci qualche tiro e quindi questa azione dopo azione appunto ci ha dato grande un po' più di tranquillità e di sicurezza, e quindi penso che dobbiamo sempre partire appunto dalla difesa, da quell'aggressività che ci può portare poi a prendere buoni tiri, poi se entrano meno no, ma comunque avere quella confidenza perché sai che poi in difesa ce la metti tutta per recuperare la palla.
Sì, ci aspetta una parte di febbraio molto molto intensa, abbiamo davanti delle partite molto importanti e molto difficili, e come subito la Coppa Italia quando rientreremo, c'è cioè il primo impegno, quindi adesso sì, abbiamo questi qualche giorno di riposo, penso che adesso ci dobbiamo appunto prendere questi giorni per ricaricare un po' le pile, le forze e ritornare con grande voglia e come ci mettiamo sempre, grande cuore, sarà tutto lì, saranno partite che bisognerà vincere col cuore e quindi ritorneremo poi a lavorare con grande forza e determinazione. The face of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, you know. Two totally different faces. The first half, we are terrible in offense. I don't think we play good defense, just the other team didn't score a lot. And all of a sudden, in the second half, we have to overcome the bad psychology, we had to put the opponents down, their psychology, and we play very, very good. Not perfect, but very, very good. And how is possible one team that loses 6 points on the first half and then win by 20 on the second? Okay, for sure there are some explanations, but they are not doesn't justify anything that we did. We should play better. We should approach the game better on the first half. I think we had still the emotions of the game against Valencia and the fatigue from that, but. This is just excuses. They're not real excuses. We are professionals. We play every 2-3 days. We know that we are tired every time, but it's not the way that we have to approach a game. Something that we did on the second half, and we play really great. It was just the mentality. It wasn't anything about tactic. And I was so mad in the locker room at the halftime, I didn't tell them anything about tactic. It wasn't anything about tactic. It was just the mentality. We were just playing slow. We were just playing frightened. We just didn't want to shoot. It was just like a lazy practice. Yeah. And when the players realize that they have to change that, immediately from the first minutes of the second half, changed dramatically. It's not just Sassari. I think it's a coincidence that Sassari was there. In many, many things has to do with us. I don't think it's huge or very difficult. It's just we have to face the reality, which is this team is made for titles, and now the titles are in front of us. It's the cup of the Italian Cup. I'm sorry. It's then the playoffs of the EuroLeague, and then it's going on. It's going on. Now it's the time of the real good team to shine, and it's our moment to shine. Actually. I have some complaints about that because after the cup we have only 2 days, which is not rest because we will play already 2 games for the Super Cup, and then we have to prepare the EuroLeague qualification. I don't think any other team has this schedule. It really makes our job not just very difficult but almost impossible. There's no other team that can play qualifications for the Final Four after the cup after 2 days. But it is what it is. And there's no excuses for anything. We have to go and do our best and only our best.